Durante la stampa odierna si pregano i giornalisti di usare il microfono, grazie. Le chiedo, ovviamente in questi giorni non si parla altro polemiche, rigori, rigori. Lei non da che parte sta ovviamente, ma non si sente di rispondere sia a Conte che continua a dire che hanno subito un toro, oppure a Zema che con l'ultima provocazione dice c'era solo un rigore e a quello di Giudico. No, non devo rispondere a nessuno e me ne guardo bene, ma non perché abbia timori o difficoltà a rispondere. Se ci fosse la necessità, ma credo... poi in questi giorni ci sarà, ovviamente avrà maturato, avrà portato un'idea su queste cose. No, ma sono le idee che io ho e che mi tengo per me, che non danno secondo me nessun tipo di beneficio al sottoscritto, al Parma e soprattutto all'ambiente, quindi insomma, sono anche un po' nauseato da queste cose, onestamente. Ecco, proprio a proposito di ambiente Parma, ha parlato con i ragazzi e si è parlato che cosa ha detto proprio per tranquillizzarlo, perlomeno per non far sì che queste polemiche alterino un po' la prestazione di Roma? No, ma io vedo la squadra estremamente serena e non ha, credo che non sia assolutamente intaccata da questo tipo di discorso, quindi quello che ha l'attenzione sulla quale noi ci teniamo e vogliamo porre veramente l'evidenza è un aspetto completamente diverso. Questo rientra un po' nelle schermaglie dialettiche o nella coreografia che trovo abbastanza squallida e che non ci vuole riguardare. E l'ultima domanda, prova televisiva, cosa ne pensa? No, io trovo che la prova televisiva sia uno strumento importante, nella misura in cui ci sono e avvengono in campo delle scorrettezze, ci sono delle cose che meritano l'attenzione e quindi che poi in un secondo tempo possono venire sanzionate. Come tutte le cose, credo che se si fa un utilizzo giusto, misurato, hanno una valenza importante. Se poi si eccede, come tutte le cose, come tutti gli eccessi, poi si confina così in un utilizzo sbagliato, però trovo che sia fondamentalmente una cosa. Buongiorno mister, benvenuto un po' di Parma Today. Prima della partita contro la Juventus, lei aveva detto che in fondo il Parma non si sarebbe dovuto preoccupare più di tanto perché era la Juve a dover giocare nel vostro stadio, quindi mettiamolo un po' così. Ora la situazione è un po' diversa. Il Parma deve preoccuparsi, fa bene preoccuparsi. No, ma è lo stesso. Vale sempre lo stesso principio. Il Parma va a Roma contro una squadra che sappiamo essere una squadra di assoluto livello, di assoluto valore, però Parma ha questa ambizione, questa voglia, questo desiderio di misurarsi contro queste realtà importanti, contro squadre che hanno anche dal punto di vista qualitativo qualcosa da dire di importante. È semplicemente questo, poi giochiamo in casa, giochiamo fuori, l'Olimpico consente anche di come dire, avere il pubblico non proprio così a ridosso, vicino, per cui non dobbiamo farci distrarre o preoccuparci più di tanto di quello che avviene fuori dal terreno di gioco, perché a noi interessa solo quello che avviene sul rettangolo di gioco, dobbiamo ragionare solo in questi termini senza pensare a quello che può essere una coreografia che chiaramente sarà taschierata per la Roma, come è logico che sia. Ecco, la Roma è un po' come la Juventus, lei dirige il possesso palla, la fase d'attacco, il Parma quali contromisure dovrà attuare? Il Parma deve partire dai principi di questa settimana della partita fatta con la Juventus, cercando di incrementare l'atteggiamento che abbiamo avuto in maniera preponderante nella seconda parte e anche già dall'inizio, quindi questo è l'ulteriore gradino che dobbiamo salire in questa gara e poi prepararci a quello successivo. Buongiorno mister, nella partita con la Juventus lei ha fatto un cambio che secondo me è molto importante quando ha messo Musacci nel momento di massimo sforzo della Juventus e il Parma ha trovato un certo equilibrio e ha alzato il baricentro. Ma intanto ci indovino. Però vedendola all'esterno
si penserebbe appunto a Musacci titolare contro la Roma in un centrocampo simile a quello che abbiamo visto in finale contro la Juventus. Lei della stessa idea o crede che la Roma... Ma adesso quest'ultimo allenamento mi darà delle indicazioni ulteriori, ma non perché io voglia scappare o non dire. È chiaro che lo sforzo di mercoledì qualcosa è inciso e quindi voglio valutare bene quello che è la risposta oggi da parte della squadra, dei ragazzi, quindi non escludo che ci possono essere anche dei cambi. È un cambio che, quando si fa il discorso di vedere la partita da lì fuori, non si penserebbe mai di fare quello di Pavarini con Mirante. È abbastanza difficile pensare di poter riportare in panchina Pavarini dopo una partita come quella con la Juventus, comunque dopo risposte molto positive in quest'ultimo mese. Ma se dovessi fare ragionamenti di questo genere, solo e esclusivamente in questi termini, allora dovrei far giocare per quello che si è dimostrato in queste partite sempre gli stessi. Questo credo che non sia corretto, giusto e onesto. Quindi Pavarini ha fatto bene, così come ha fatto bene altri giocatori, direi quasi tutti, di più di meno, però insomma ci sono state delle partite anche ravvicinate, come ho detto innanzi, quindi Mirante è un giocatore sul quale il sottoscritto e il Parma puntano tantissimo e quindi appena lui avrà recuperato una condizione fisica, avrà smaltito quello che era il suo problema fisico, sicuramente sarà un nuovo campo. Questa Roma è un po' un'incognita, nel senso alterna grandi prestazioni a prestazioni un po' così. Beh, ma io credo anche che il fatto di fare a volte partite di altissimo livello, a volte di sotto di quello che possono essere le aspettative, vanno molto anche di pari passo con quello che è l'avversario che dovrai incontrare, perché si ha la tendenza, questo succede anche a Barcellona, per fare il nome di una squadra importantissima, no? È chiaro che è una squadra che predilige sempre un certo tipo di gioco e sembra portata a fare determinate prestazioni, però poi l'avversario che trova di fronte a volte condiziona quello che è l'andamento. Io credo che la stessa Roma, anche a Siena, abbia fatto fatica, ma nella misura in cui Siena veramente è stata una squadra difficile da affrontare, quindi bisogna anche fare questo genere di valutazioni. Se poi si guarda solo un lato della medaglia, allora a volte diventa più semplice e facile fare certe considerazioni. Però è una squadra che ha tutte le carte in regola per fare bene, come ha fatto in tutta questa parte. Ci sono stati momenti un po' più complicati, un po' più difficili, però insomma il progetto credo che stia rispettando un po' quello che inizialmente progettavano e pensavano. Però insomma speriamo che domani non siano dalla parte della medaglia che hanno i dati fastidio. Volevo chiedere, lei come lavora con i giovani? Faccio questa domanda appunto perché oggi pomeriggio c'è una partita molto importante al torneo di Viareggio, Parma-Juventus tra l'altro. Volevo chiedere se magari non adesso, ma comunque magari verso sul finire del campionato, qualche giocatore, qualche primavera magari possa anche risultare in una squadra. Stanno facendo molto bene in questo torneo di Viareggio, obiettivamente non conosco bene i giocatori se non per un paio di ragazzi che sono venuti quando ne avevo la necessità e li ho chiamati per completare un po' la rosa e consentirci di fare un allenamento nel modo migliore, quindi è una valutazione che faccio fatica a fare in tutta onestà, però è chiaro che quello che stanno dimostrando è qualcosa di importante. Ora hanno questo turno che è indubbiamente difficile, è un torneo molto complicato perché è un torneo molto dispendioso dal punto di vista fisico e quando si arriva in fondo veramente si è legati a volte veramente a un filo sottile che può veramente determinare da una parte o dall'altra il risultato, però mi fa piacere che il Parma anche a livello di primavera stia facendo quello che sta facendo, anche se in campionato fanno un po' più fatica. Quindi io mi auguro che si possa attingere anche da lì.